Allora, attenzione, perché questo unpackaging, così come lo chiamano quelli che fanno i video, è incredibile perché sono sicuro, spero, perché non lo so ancora, che la chitarra che vedrete vi sbalordirà. Allora, il pacco è questo, arriva dagli Stati Uniti. Do not freeze, do not stack. Vediamo, qua c'è la dogana, non vi dico quanto è costato di dogana. Meglio di no. Meglio di no. Taratata, guardate il pluribo. Avvicinati. Queste sono le specifiche. E attenzione, no! Prima di aprirla vi racconto come ho conosciuto John X. John X era il responsabile, il capo degli utai di PRS, di Paul Smith. 2006 sono a suonare al PRS Experience Day a Stevensville e là c'era anche un altro amico, Peter Wolf, che io conobbi tantissimi anni fa perché era responsabile per l'Europa di Hammer, che voi sapete, la mia Hammer, la NM. Ho suonato la prima acustica Chesapeake creata da John X, siamo diventati amici, una parola grande, sicuramente buoni conoscenti, ci siamo sentiti spesso. Lui poi è uscito e insieme a Peter ha fondato Next Guitar. Ci siamo? Sì, vai! Sei molto emozionato. Eh sì, perché sei come... me la immagino io. 3, 2, mi sembra bella, mi sembra bella. Elliot, guarda quanto è bella, aspetta, aspetta, la vediamo. È leggerissima. Qua dentro c'è, mettiamo subito il suo pomellino che è qui dentro, dopo ce lo mettiamo. Allora, oh, com'è leggera. Guardate le meccaniche, che belle che sono. Vorrei far sentire il peso, ma non si può. Guarda il ponte, nota il ponte che lo fa lui. E poi questo viola, è incredibile. Maple. Pick up viola come la chitarra. Beh, direi che ci siamo, eh. Sicuramente, ragazzi, ve la farò, no, così landscape, però ve la farò sentire al più presto. Adesso sto sistemando un pochino lo studio, c'è un disastro su, ma quando ve la farò sentire spero mi e vi stupirà almeno quanto la sua bellezza. Adesso mi avvicino così, vi saluto, ciao 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 ciao.